Addio a Tina Turner, la leggenda della musica che aveva 83 anni. Scompare dopo una lunga malattia nella sua casa vicino a Zurigo in Svizzera. Lascia il mondo dopo che un biopic, due musical, un paio di scioccanti autobiografie e tante canzoni indimenticabili l'hanno da tempo consegnata alla leggenda. Qualche anno fa il figlio Craig, avuto quasi adolescente da una relazione precedente a quella drammatica con Nick Turner, si è suicidato a 59 anni. Ultimo colpo di una vita piena di drammi. Ike Turner, il marito con cui aveva messo su una band che è stata determinante per la nascita del rock and roll e che l'ha resa famosa, si rivelò un uomo violento, una sorta di schiavista domestico che, nonostante il clamoroso successo, trasformò la vita di Tina in un incubo. Da quell'orrore fuggì senza praticamente nulla, ricominciando da zero, poi la sua seconda vita da super diva. Si è risposata poi con Erwin Bach, un uomo più giovane di lei, ma evidentemente il suo destino è stato sempre quello di dover ricominciare. Quando sembrava che finalmente potesse approdare alla serenità, è stata la sua salute a cedere. Prima un ictus, poi un tumore all'intestino, infine una grave insufficienza renale che l'ha messa di fronte alla scelta tra dialisi e trapianto. Con la sua proverbiale sincerità, Tina ha ammesso di aver pensato anche al suicidio assistito. Poi il marito le ha donato un rene, restituendole qualche anno di un'esistenza serena. Ora è arrivata al traguardo. La donna che visse tre volte non c'è più, ma è stata fino all'ultimo una regina del rock. Bye.